TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Buon inizio di settimana, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleregione Live. Un saluto anche da parte di tutta la redazione. Entriamo subito nel merito delle notizie di oggi e parliamo in apertura di continuità territoriale. Tornano le polemiche, infatti, sulla continuità territoriale aerea, voli con il contagocce per il rientro dalla Sardegna, sia da Roma che da Milano, ma non è tutto. Emerge anche un trattamento penalizzante dell'Unione Europea tra la Sardegna e la Corsica. Ci spiega tutto in questo servizio Mauro Loddo di UTG. Controverso estivo anche in Sardegna, ultimi giorni d'agosto da bollino rosso all'insegna del ritorno a casa dalle vacanze e, puntuale come ogni fine estate, scoppia la polemica. Pochi voli per il rientro, anche quelli extra, e centinaia di sardi che rischiano di restare a terra. Se si cerca un biglietto sul sito di ITA da Cagliari per Roma e Milano ad oggi, si noterà che i giorni in cui si trova un volo, con posti ancora disponibili, sono pochissimi. Nella maggior parte dei casi il display riporta la scritta «Non ci sono voli o esaurito». Numeri insufficienti che evidenziano ancora di più i limiti della continuità territoriale della Sardegna. Sì, perché la continuità territoriale non è uguale per tutti. Il Sole 24 Ore ha infatti confrontato il caso della Sardegna con la Corsica. Si scopre che i nostri cugini corsi hanno condizioni nettamente favorevoli, con più voli e prezzi modici da e per la Francia. La Corsica, con 350.000 abitanti, gode di 2,8 milioni di posti a regime agevolato, mentre la Sardegna, con i suoi 1,5 milioni di abitanti, ne ha diritto a solo 3 in continuità territoriale. Un trattamento penalizzante per la Sardegna, secondo Antonio Moro, assessore ai trasporti, ricordando che anche quest'anno l'isola ha registrato numeri da record di turisti e visitatori. Naturale, quindi, un aumento della domanda di voli causati dal controesodo, ma secondo l'assessore i voli extra ci sono e ci saranno. I voli aggiuntivi della continuità territoriale quest'estate ci sono stati, ITA ne ha posizionato 81 nei primi 20 giorni di agosto e altri ne sta posizionando in queste ore sulla base della aumentata domanda di trasporto appunto per via del controesodo e sulla base di quelle che sono anche le organizzazioni dell'azienda. Credo che questi giorni, ripeto, saranno giorni particolarmente caldi negli aeroporti perché stiamo, per così dire, riportando a casa quel numero di passeggeri da record, ripeto, che è arrivato in Sardegna quest'estate. E sulle regole della continuità territoriale aerea interviene anche il presidente della Commissione Trasporti della Camera, il deputato dei Fratelli d'Italia, Salvatore Sasso De Idda, che parla di riforma complessiva del sistema trasporti in Italia e anche delle interlocuzioni che ci sono in questo momento con l'Europa. Lo sentiamo. Abbiamo più volte sottolineato come le regole della continuità territoriale oggigiorno non siano sicuramente sufficienti ad affrontare quello che è il complesso mercato del settore aereo ed è per questo che con atti formali e anche non formali abbiamo richiesto più volte alla Commissione Europea e anche alla Commissaria Europea dei Trasporti delle deroghe alla normativa che riguarda il settore aereo delle isole e nel mercato italiano e soprattutto quelle che riguardano anche le isole ultraperiferiche dell'Europa come le Canarie e le Guyane francese che devono essere estese a tutte le isole che riguardano il continente europeo, soprattutto per avere disponibilità di più voli e avere più elasticità per avere maggiore disponibilità di posti sia per i residenti ma anche chi viaggia per lavoro e per motivi di salute. I contatti con le compagnie sono continui, purtroppo bisogna ricordare che rispetto agli anni scorsi, solo adesso si sta intervenendo per una riforma complessiva del settore aereo italiano e discutere anche di maggiori aiuti alle compagnie, come non è stato fatto, per esempio, ed è questo il motivo che oggi non c'è questa disponibilità, per salvare compagnie come Alitalia o quella che era considerata la compagnia sarda Air Italy. E quello del sistema trasporti è certamente uno dei temi più dibattuti dell'estate e lo sarà ancora. Nelle prossime settimane non si parlerà solo di continuità territoriale ma anche di caro voli e anche del progetto di fusione della gestione degli scali dell'isola. Sentiamo le novità.
Al momento i prezzi sono alti, resta cara la Sardegna per i non residenti che vogliono raggiungere l'isola a fine agosto e a settembre. A segnalare i prezzi alti sono i classici motori di ricerca che nell'indicare disponibilità e tratte rilevano anche l'aumento dei prezzi. Basta un semplice raffronto, non è questione di algoritmi, quelli, per intenderci, messi al bando nel decreto contro il caro voli, approvato dal governo ed evidentemente snobbato dalle compagnie aeree, che continuano a gestire il prezzo al viaggiatore finale sulla base delle leggi di mercato e di tasca. Un decreto finito nel mirino dell'Associazione delle compagnie aeree europee che rivendicano il diritto al libero mercato e al rispetto di quanto stabilito in merito dalla Commissione europea. Intanto, sbarcare nell'isola sarà meno caro a settembre, quando tutti i costi, trasporti compresi, dovrebbero subire un decremento, figlio dei meccanismi della stagionalità che segnano il confine tra alta e bassa stagione, appunto. Nel frattempo si fanno i conti col numero dei posti liberi, quasi impossibile trovarne uno nella settimana appena trascorsa, meglio a settembre dove i margini sono più ampi. Fine agosto rappresenta anche un periodo importante per gli aeroporti sardi, saranno giorni caldissimi in materia di fusione degli scali. È attesa per le prossime ore infatti la decisione del Tribunale civile sulla richiesta di sospensiva dell'operazione di fusione delle società che gestiscono gli scali di Olbia Alghero. A presentarla è stata la Regione Sardegna dopo aver annunciato pubblicamente la sua contrarietà al progetto di una regia unica del sistema aeroportuale sardo, così come predisposto dal fondo F2I. L'eventuale sospensiva verrà decisa martedì 29 agosto. Per il giudizio di merito però bisognerà attendere il prossimo gennaio. Voltiamo pagina per occuparci della cronaca. Un 36enne di Jerzo è stato denunciato dal Corpo Forestale per aver innescato accidentalmente il rogo del 19 luglio in località Muvroni, nelle campagne del paese. Le fiamme avevano devastato circa 4 ettari di bosco e macchia mediterranea. Per domarli erano dovuti intervenire due elicotteri della flotta regionale, tre autobotti e ben 8 pick-up con 26 uomini tra forestali, agenzia Forestas, vigili del fuoco e Barracelli, per lo spegnimento a terra. Omicidio volontario, occultamento di cadavere e furto sono queste le accuse a carico di Antonio Luigi Fiori in carcere a Bancali perché ritenuto responsabile dell'omicidio del pensionato di 80 anni Nicola Pasquarelli, il cui cadavere è stato ritrovato sabato scorso a Sassari in un campo in zona Piandanna. I dettagli da Manuela Muzzo. È la gelosia, secondo gli inquirenti, il movente dell'omicidio che a Sassari ha avuto come vittima Nicola Pasquarelli, pensionato di 80 anni, il cui cadavere carbonizzato è stato rinvenuto all'alba di sabato 26 agosto in un campo di via Piandanna. A ucciderlo a bastonate, inferte prima sulla testa e poi sul collo, sarebbe stato un 48enne sassarese, Antonio Luigi Fiori, ora rinchiuso nel carcere di Bancali in stato di fermo in attesa dell'interrogatorio di convalida e che, ascoltato dalla PM, Lara Senatore, si è dichiarato innocente. Dalla macabra scoperta, quando una donna ha segnalato alla questura di Sassari la presenza di resti umani carbonizzati in un dirupo nel boschetto di fronte all'orto botanico, all'identificazione sia della vittima originaria di Itteri ma residente a Sassari e sia del presunto omicida, sono trascorse meno di 24 ore, lasso di tempo in cui la squadra mobile ha ricostruito gran parte della dinamica del delitto ed è risalita al movente. Secondo le indagini, infatti, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite avvenuta circa 2 settimane fa, è scoppiata perché l'anziano avrebbe incontrato più volte una giovane 25enne frequentata anche da Fiori. Un rapporto la cui natura non è chiara, ma in ogni caso non gradito dal 48enne che è accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e furto, dato che dopo aver cosparso di benzina e dato alle fiamme il corpo della vittima, sarebbe andato a casa sua per impossessarsi di denaro e carte bancomat. A fare da contorno alla terribile vicenda, storie di degrado, tossicodipendenza, vicende giudiziarie in cui entrambi gli uomini da tempo erano invischiati. Lo stesso luogo del delitto, in cui la pioggia torrenziale delle scorse ore non è riuscita a cancellare le tracce dell'accaduto, ne è un esempio. Uno spazio in cui spesso trovano rifugio persone vicine agli ambienti della droga e della prostituzione. Intanto, sui resti del corpo di Nicola Pasquarelli è stata disposta l'autopsia.
rischia l'amputazione di un piede a causa dell'incidente avuto in acqua mentre stava liberando da una cima l'elica del catamarano sul quale era a bordo con degli amici nelle acque di La Caletta. Vittima dell'incidente è un turista di 35 anni della Repubblica Ceca. Secondo una prima ricostruzione della Guardia Costiera di Olbia, il catamarano stava ormeggiando quando la cima è caduta in acqua, attorcigliandosi attorno all'elica. Il 35enne si è tuffato per liberarla e inavvertitamente a bordo qualcuno ha azionato l'elica che ha imbrigliato un piede dell'uomo tranciandoglielo di netto. Il ferito con l'elisoccorso è stato trasportato all'ospedale Bruzzo di Cagliari nel centro specialistico per le amputazioni dove è stato operato. Quarto progetto per una centrale eolica in Marmilla. Gli ambientalisti del GRIG tornano alla carica per bloccare l'ennesimo progetto. Nel mirino l'impianto della Sorgenia Renewables SRL che vuole costruire a Collinas. Si tratta di 8 torri eoliche, una delle quali, denuncia l'associazione, a soli 750 metri dal nuraghe Genna Maria, nei comuni di Collinas, Villanova Forum, Luna Matrone e San Luri. Una parte delle opere rientra addirittura nel demanio civico di Collinas. Il GRIG ha presentato atti di intervento con osservazioni in tutti i procedimenti perché un conto, dicono, è il sacrosanto ricorso alle energie da fonti rinnovabili e tutt'altra cosa, chiariscono ancora, è la speculazione energetica e il collegato accaparramento dei terreni agricoli. E adesso ci occupiamo di maltempo, pioggia e fortissime raffiche di vento. Come da previsioni, il maltempo si è abbattuto anche in Sardegna, l'allerta meteo durerà almeno fino a domani. Sentiamo. Temporali, vento di burrasca e mareggiate. Il maltempo a partire dal pomeriggio di domenica, come da previsioni, è arrivato puntuale anche in Sardegna e l'avviso di condizioni meteo avverse emesso dalla Protezione Civile è stato esteso fino alle 14 di martedì 29 agosto. Da nord a sud dell'isola il vento di maestrale soffia con raffiche fortissime creando disagi negli spostamenti e nei collegamenti e nelle prossime ore i rinforzi saranno di burrasca forte sulle coste settentrionali e sui crinali. Il drastico abbassamento delle temperature di almeno 10 gradi inoltre propone un assaggio di autunno. Non va meglio sul fronte del rischio incendi, dato che la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per martedì 29 agosto in tutte le zone della Sardegna. Accanto ai rischi legati agli allagamenti per le forti piogge a cui si accompagnano tempeste di fulmini e grandinate, ci sono anche quelli derivanti dalla caduta di parti di cornicioni, copertura dalle abitazioni o di rami dagli alberi a causa del vento. Per questo molti sindaci per precauzione preferiscono chiudere i parchi cittadini. Ad Olbia Settimo Nizzi ha già firmato l'ordinanza di chiusura del parco urbano Fausto Noce fino a martedì. Il Consiglio regionale proseguirà l'esame del collegato giovedì 31 agosto alle 10.30. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo che si è riunita questa mattina. E ora ci spostiamo in Gallura, dove l'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna ha disposto un intervento urgente per il livellamento dei fondali nel porto Isola Bianca di Olbia. Intervento di somma urgenza, si legge nel decreto emanato lo scorso 23 agosto in piena stagione estiva, a cavallo proprio di Ferragosto. Il servizio è di Gian Domenico Mele. L'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna ha disposto un intervento urgente per il livellamento dei fondali nel porto Isola Bianca di Olbia. Intervento di somma urgenza, si legge nel decreto emanato lo scorso 23 agosto, in piena stagione estiva e a cavallo di Ferragosto, indizio significativo dell'assoluta priorità data all'intervento. La Capitaneria di Porto, infatti, ha chiesto un intervento di ripristino delle quote di fondale degli ormeggi nella darsena dei moli 3 e 4, nello specchio acqueo in ingresso al molo 1 e al molo Bonaria nel porto Isola Bianca. Una richiesta motivata dall'esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza durante le manovre di ormeggio nell'ambito portuale. Dalla Port Authority hanno spiegato che si tratta in realtà di un intervento di ordinaria amministrazione, senza particolari emergenze, anche se dettato dall'aumento del traffico nello scalo olbiese. A incidere sulla necessità di un livellamento dei fondali è certamente stata, soprattutto per la parte
relativa alla darsena ed eventuali movimenti sui fondali che si riflettono sul Molo 3, la presenza quest'anno della Moby Fantasy, che ha cominciato ad operare da giugno sulla tratta Olbia-Livorno. Con i suoi 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate, la Moby Fantasy è il traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di 3.000 passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile. La DSP si è attivata prevedendo l'immediata esecuzione dei lavori con una procedura d'urgenza che ha assegnato l'ordine di esecuzione alla società CDS Marine SRL, con sede legale a Golfo Aranci, per i rilievi e le lavorazioni necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza degli accosti nella darsena dei moli 3 e 4 nello specchio acqueo in ingresso al Molo 1 e al Molo Bonaria nel porto Isola Bianca di Olbia. Un gruppo di zanzare è risultato positivo al virus Usut, un'infezione aviaria parente della febbre del Nilo nell'area dell'ospedale San Martino a Oristano. È stato l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna a comunicarlo all'ASL 5, quella di Oristano. I campioni di zanzare positivi saranno adesso inviati al centro di referenza nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo per la conferma. Ritorniamo alla cronaca, ennesima aggressione a danno di due guardie del carcere di Bancali a Sassari da parte di un detenuto del circuito di alta sicurezza. I sindacati chiamano in causa tutta la politica e dicono, dopo le passerelle per il caso Cospito, nessuno ha fatto nulla per migliorare la situazione del penitenziario, penitenziario che, vale la pena di ricordarlo, ospita anche detenuti in regime di 41 bis. Il servizio.